Benvenuti a tutti, lezione numero 26. Oggi è la prima delle future lezioni che saranno tutte online, obbediamo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi ehm, come vi avevo annunciato, da oggi iniziamo la didattica completamente online. Eh, come dicevo, spero che questo non sia ehm, insomma, un ostacolo alla collaborazione, all'interazione che è importante soprattutto in queste... Sessioni come, come Pac-Man in cui dobbiamo diciamo, interagire un minimo perché se io vado di mio, vado, però se seguo le vostre, i vostri consigli, i vostri suggerimenti, oltre a essere utili, perché davvero a volte si sono rivelati utili, più delle volte, eh, imparate anche voi perché fate domande, ponete dei dubbi e, e, e quindi siamo tutti quanti facendo cose insomma, utili imparando. Ok. A che punto siamo arrivati? Eh, questo che è a sinistra è il Pac-Man originale che ho registrato dal, dal dall'app ah, dall che ho scaricato da, dall'App Store, eh, app della Namco. Quindi è il gioco davvero originale, ovviamente portato per, eh, per iOS o per Android. Quindi c'è stato un porting, però è il gioco originale. E questo è il gioco che noi stiamo implementando, ovviamente, ancora in uno stato embrionale. L'unica aggiunta che mi sono permesso di fare nient'altro promesso, ho soltanto aggiunto la scritta Ridi quando noi partiamo, come ho fatto quando si inizializza il gioco e quindi si legge il livello e si setta le dimensioni della finestra, come abbiamo già discusso a suo tempo. Vado anche a creare due cose, eh, due, cosa, due ehm, ecco qua l'header, due graphics pixmap item che contengono del testo. Eh, come viene contenuto questo testo? Come viene preso questo testo? C'è la funzione di utilità della sprites, che un po' vi ho accennato l'altra volta, che dato il, la stringa e eh, il colore mi restituisce proprio la pixmap, la texture che corrisponde a quella stringa. Quindi eh, testo ready, testo post, quando il gioco parte ready diventerà non visibile. Quando il gioco viene messo in pausa, Paused diventerà visibile oppure no. Quindi abbiamo una cosa di questo tipo. Quando il gioco parte, viene messo in pausa, paused, post. E quindi tutto, tutto procede come com previsto. Eh, sono molto contento che ieri siamo riusciti a implementare eh, il movimento su binari. Eh, ci contavo molto di finirlo entro ieri. E in particolare ci siamo trovati anche gratis il teletrasporto completamente funzionante grazie al fatto che la correzione del deragliamento avviene, si innesca all'inizio involontariamente, però poi ci abbiamo pensato ed effettivamente è giusto che sia così, anche quando si sorpassano i nodi che stanno sulle aperture delle mappe laterali. Quindi vabbè, in questo momento questo è il nostro Pac-Man. Um, mi vedete, mi sentite tutto a posto? Io vado avanti. A questo punto eh, dobbiamo inserire il fantasmino. Eh, il fantasmino. Uh, se andiamo a vedere le, le, le texture, uh, non è molto diverso da Pac-Man, nel momento in cui uh, abbiamo un ciclo di due animazioni per direzione. Quindi, anche qui abbiamo due animazioni destra, sinistra, in alto e in basso, due animazioni destra, sinistra, in alto e in basso. Questo per tutti e quattro i fantasmini. Ci sono anche delle animazioni ausiliarie che però adesso per adesso non trattiamo. Magari poi se ce la facciamo riusciamo anche a fare il fantasmino che viene mangiato. Eh, più queste sono le animazioni proprio di fine livello quando Pac-Man vince e il fantasmino viene tagliato da, da, da una sega. Non mi è parso di capire giocandoci. Eh, vabbè, cose abbastanza esotiche, però noi ci concentriamo sulle cose eh, più, insomma, più immediate. Quindi il Fantasmino è eh, una classe che già è stata comunque inserita nel progetto, e ha un minimo di, di funzionalità, adesso la vado ad aprire, magari chiudiamo tutte le altre se no facciamo un po' di casino, quindi apriamo solamente la classe Fantasmino, sia la versione LEDER che CPP. E, in realtà non so se l'abbiamo discusso oppure no, però comunque discutiamolo, il Fantasma è eredita da Entity. Questo ci fa comodo perché Entity, ormai abbiamo capito che ieri noi abbiamo lavorato prettamente in Entity più che in Pac-Man. In Pac-Man abbiamo dovuto gestire un'eccezione, cioè che può cambiare direzione quando gli pare, ma in realtà è Entity che governa la meccanica, la fisica del gioco, cioè il fatto di muoversi sui binari, il fatto di cambiare direzione nei punti di snodo, eh, la velocità, eh, il flag di movimento e quindi i due nodi che determinano il binario in cui ci stiamo muovendo, la direzione in cui ci stiamo muovendo. È quella che invece qualcuno dall'esterno mi dice che eh, dovrò seguire questa direzione quando raggiungerò uno degli snodi del gioco. E vabbè, questo è Entity. Per quanto riguarda Ghost, che è di Entity, Ghost eh, deve avere delle cose in più perché il Fantasmino ha un comportamento eh, suo peculiare. In particolare, il Fantasmino ha eh, una serie di modalità, di stati, un po' come il Game State, ricordate, Post, Game Over, eccetera. Ha ah, il fantasmino una serie di modalità che corrispondono a scat, significa che se ne va a spasso in maniera randomica, casuale. Chase significa caccia, cioè si mette alla caccia di, di chi? Di Pac-Man. è la modalità in cui il fantasmino è stato mangiato: quindi, quindi, diventano, il fantasmino scompare, appaiono degli occhietti, questi occhietti vanno a finire nella casa. Per intenderci, ragazzi, è eh, questa cosa qui dove sta il fantasmino che viene mangiato, eccolo qua, questo adesso fantasmino entra in modalità item e questi, questi occhietti che vedete vanno a finire poi nella casa e si ritrasforma in fantasmino. Poi c'è la modalità, fatemi mettere uno accanto all'altro, poi c'è la modalità in house, cioè il fantasmino che rimbalza dentro la casetta e a un certo punto dovrà uscire, e la modalità eh, in cui il fantasmino va eh, per uscire, cioè gli è stato detto eh, di andare in modalità esci dalla casa. Eh, in modalità esci dalla casa significherà raggiungere eh, l'uscita e una volta raggiunta poi dovrà andare in uno degli stati che sono quelli del fantasmino che eh, o va per caso o va, si muove casualmente o si mette alla cazzo del Pac-Man. Mm, magari ci sono anche altri stati che qui sono stati ignorati oppure si poteva fare diversamente. Questa è una possibile scelta, eh, ripeto, non, è, non voglio concentrarmi solo su questo oggi. E poi ci sono i tipi di fantasmini, ecco questa è una scelta importante, cioè se noi eh, dentro la classe ghost gli mettiamo un attributo eh, kind, cioè che tipo di fantasmino sei? Sei blinky, sei pinky, sei inky o sei Clyde? Stiamo dicendo implicitamente che noi non andremo a ereditare ulteriormente ghost, cioè non facciamo quattro sottoclassi, una per ciascun fantasmino, ma in un'unica classe ghost noi modelliamo tutti i fantasmini. Questa è una scelta progettuale importante, molto più di questa, che si può cambiare al volo. Eh, perché? Perché i quattro fantasmini, cosa cambia tra di loro, realmente? Tutti e quattro hanno le stesse modalità di cattura, eh, di cattura di, di caccia, di scatter, eh, diventano anche loro spaventati, lampeggiano, eh, gli occhietti tornano a casa, rimbalzano. Quindi quello che cambia davvero in questi fantasmini sono le texture, ma la texture non è che uno può fare una classe solo perché cambia la texture. Eh, lo spawn, cioè il nodo di spawn, ed effettivamente questo è già eh, contemplato da una variabile, da una variabile membro dell'oggetto ghost, e poi effettivamente c'è una differenza sostanziale. I quattro fantasmini eh, non hanno, tutti e quattro hanno un modo diverso di inseguire Pac-Man. Blinky insegue proprio Pac-Man, proprio dove sta Pac-Man. Inky, se ricordo bene, insegue. Due caselle dopo Pac-Man. Inky e Clyde fanno una cosa di questo tipo. Eh, non mi ricordo esattamente queste regole. Però sono regole di inseguimento, servono per eh, accerchiare Pac-Man. Quindi, se tutti e quattro facessero la stessa cosa, eh, si metterebbero praticamente in fila. Eh, anzi, nel gioco potrebbe succedere che si sovrappongano e comincino ad andare tutti e quattro nella stessa direzione. Cioè, mancherebbe il gioco di, di dinamicità. Sarebbe un gioco in cui i quattro nemici si comportano tutti e quattro allo stesso modo. E allora Pac-Man ha vita facile, ne frega uno, ne frega tutti. Invece no, nel Pac-Man originale eh, i fantasmini hanno comportamenti diversi, leggermente diversi, cioè il loro target non è in tutti e quattro i casi il, il punto centrale di Pac-Man, ma potrebbe spostarsi nella, nella mappa a questo punto. Ecco, ehm, io vi suggerirei in questa situazione che è vero che questo li distingue i quattro fantasmini, ma non è ancora abbastanza per decidere di fare quattro classi. Cioè, basterà fare una if dentro quando, decide, quando si decide di dire a Fantasmino dove devi andare, eh, cioè come fai, cosa devi inseguire. Devi inseguire Pacman o devi inseguire il punto che si trova a due caselle davanti a Pacman? Ecco, questa sarà l'unica differenza. Se siamo Blinky, inseguiamo Pacman. Se siamo Pinky, inseguiamo un'altra cosa. Inky e Clyde, eccetera. Quindi sarà una, una if con quattro ramificazioni in cui poche righe di codice diranno insegui questo punto, o insegui quest'altro, o quest'altro ancora. Quindi questo non è sufficiente, secondo il mio avviso, eh, per, a mio avviso per fare quattro classi, quattro sottoclassi. E quindi da qui la decisione di fare una sola classe. E poi non c'è nient'altro, nient perché o non ci vuole, o dobbiamo oggi noi insieme vedere se c'è, se serve qualcos'altro. Il costruttore prende in ingresso il. Il tipo di fantasmino, la modalità di default eh, l'ho messa in modalità caccia, così ci accorgiamo subito se il fantasma, eh, se fantasma insomma, è in grado di seguire noi il Pac-Man. Ricordiamoci che dobbiamo fare un fantasma che insegue il Pac-Man in maniera intelligente. Non oggi, ma quando faremo i grafi, torneremo sul nostro Pac-Man per implementare appunto eh, un'intelligenza artificiale così buona che non si può poi più vincere in questo gioco. Eh, bene, assicuriamoci che nel, livello, nel, nel creatore del livello, io mi ricordo che avevo commentato per comodità la creazione dei fantasmini, in particolare ce n'era uno solo creato, dove stava da qualche parte, sta qui, eh, creavo Blinky e lo aggiungevo alla scena e, e beh niente, lui non si vedeva, non si vedeva perché nel costruttore eh, non c'è una texture da settare, cioè non abbiamo fatto ancora nulla, appunto dobbiamo partire oggi con, con queste texture. Eh, quindi andiamo a vedere intanto quante texture ci sono, però si capisce più o meno dal, dall'immagine che vi ho fatto vedere prima, eh, Blinky ha appunto due cicli di animazione eh, per ogni direzione. Poi questo stand in realtà non esiste Blinky di spalle però per coerenza, eh, siccome, forse qua già stiamo un po', vi sto un po anticipando cosa conviene fare, siccome Pac-Man ha queste texture, messo di schiena poi due cicli per ogni direzione, se noi allineiamo i cicli di animazione di Pac-Man con, con, uh, con i fantasmini, qual è il vantaggio, chiedo a voi connessi, cioè noi... All'inizio quando abbiamo fatto Pac-Man abbiamo detto ok queste texture mettiamole qui nella classe Pac-Man ma se adesso vi dico che i fantasmini hanno lo stesso tipo di animazione cosa possiamo fare? vi chiedo chi si sente di rispondere eh, potrebbero essere benissimo attributi che vanno nella classe padre esattamente a... se delle cose sono in comune tra due sottoclassi eh beh, evidentemente abbiamo cioè dovrebbero queste cose salire nella superclasse così le rende comuni a tutti. Quindi da qui le tolgo e le inserisco in entity. Magari le inserisco, ne so, dopo questi attributi per far capire che sono, sono delle texture. E, e quindi non solo le texture sono eh, state spostate nella superclasse, ma se andiamo a vedere l'implementazione di cosa. Del metodo di animazione vale lo stesso discorso: uh, il metodo di animazione non è proprio di Pac-Man, ma funziona anche per i fantasmini. Quindi, questo codice, di nuovo, me lo faccio salire in entity. Dove sta? Entity. Animate. Questo, vabbè, è il nostro codice di, di, di avanzamento. Ragazzi, questo è quello che si chiama motore fisico. Advance è il motore fisico, cioè quello che decide come spostare in base a quali leggi della fisica. Qua la legge della fisica è stai su binari. In Super Mario la legge della fisica è eh, se stai in aria devi cadere, però se stai saltando devi saltare, eh, se stai sbattendo ti devi fermare. Eh, ovviamente Mario è un gioco più complicato di, di, di Super Mario, di, di, di Pac-Man. Quindi in Animate mettiamo il codice che prima stava in Pacman e, e beh, ovviamente in Pacman ricordiamoci di, di, di chiamare la superclasse, altrimenti, altrimenti non fa niente. Uno dice: Ma che senso ha avere dei metodi eh, che richiamano quello della superclasse e non fanno nient'altro? Beh, in effetti non ha senso. Cioè, potremmo tranquillamente noi questo sopprimerlo e automaticamente verrà chiamato quello della superclasse. Però la verità è che noi non sappiamo se Pac-Man ha delle peculiarità rispetto, rispetto all'animazione di Entity. Ha delle peculiarità il Pac-Man, ragazzi? Mm, mi sa di sì. Quale peculiarità ha il Pac-Man? In quale momento pensate che Pac-Man abbia una peculiarità? Chi mi sa rispondere? Quando mangio la palla grande. Eh, però quando mangio una palla grande non cambia la texture. Non mi ricordo, non credo, non cambia la texture, però, quando Pac-Man muore, la sua animazione non è più a doppio ciclo. Diventa una cosa più particolare. Diventa questa quindi, se noi vogliamo che Pac-Man abbia una animazione peculiare quando muore, eh, beh probabilmente dovremo qui fare esattamente questo, cioè fare l'override di animate di, di entity, richiamare entity in condizioni normali, quindi Mac, Pac-Man non sta morendo, è una cosa del genere, if Pac-Man is dying, uh, implement death uh, animation, animazione della morte. Eh, ragazzi, sto dicendo che se sta morendo, noi dobbiamo fare un'animazione diversa da quella canonica a doppio ciclo di animazione. E quindi... Lasciamo così e poi ci torniamo se e come, se e quando avremo modo di trattare la morte di Pac-Man. Penso di sì, perché appena dopo aver fatto il Fantasmino dobbiamo implementare le collisioni. Quindi le collisioni tra Pac-Man e Fantasmino, se il Fantasmino è lui quello che può essere mangiato, oppure se è Pac-Man quello che può morire, Pac-Man deve morire. Quindi oggi la morte, penso, di Pac-Man la facciamo. E, bene, quindi alla fine eh, questo entity... Eh, adesso è stato appunto arricchito con, con le eh, anche le animazioni eh, assicuriamoci però che effettivamente eh, aver fatto questi spostamenti non ha scombinato almeno il pacman che è l'unica cosa che si muove dentro questo, questo gioco per adesso quindi per sicurezza ricompiliamo, sempre un passo alla volta ragazzi, ogni volta che fate una modifica forte è meglio fare un test per vedere se, se tutto è a posto ma sembra di sì, non vedo problemi, resetto, tutto ok. Quindi, quindi andiamo avanti. Bene, eh, pertanto il nostro fantasmino, nel momento in cui lui eredita da entity, beh, eh, così come il costruttore di Pac-Man va a settare queste texture, adesso anche il fantasmino le può settare. Perché, perché lui ce le ha. Adesso lui è un entity come Pac-Man, e anche lui ha queste texture. Semplicemente dobbiamo cambiargli l'identificatore della texture che va a pescare in un punto diverso dell'immagine con tutte le, della sprite, con tutte le sprite, con tutte le, le texture. Quindi, ovviamente questo non è Pac-Man, ma è ecco chi è? Eh, beh, dipende da, dipende da. fantasmino, quindi... Eh, a seconda del fantasmino noi qua ci dovremmo mettere in realtà Blinky, eh, quindi dovremmo fare per esempio ehm, anzi, forse sta direttamente qua dentro, in name sta direttamente in name c'è il nome de... c'è un ename, quindi ci sono i nomi dei fantasmi facciamo degli if ah, eh, sì, si, po la si la possono bella. fare degli if sì. si possono fare se in name è Blinky eh, ci scrivi Blinky e qua dentro ci metti i blinky? No, adesso per, per semplicità non voglio fare cose che poi non ci servono. Uh, per semplicità, no, vabbè, dai, facciamolo. Um, mica c'è una funzione di trasformazione? No, eh, no, non c'è. Uh, name, effettivamente noi. Ah, 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 però guardate, noi dobbiamo comunque. C'è stato comunque chiesto di implementare il metodo name. E allora noi qua dentro facciamo la, la, la switch, cioè se, se è, è Blinky restituiamo Blinky. E poi questo name ce lo usiamo eh, come... Ah, sta già qua. <ride> Ci sta già. Ok, quindi abbiamo un, un metodo name che fa appunto una switch, una if-else-if if, in ogni data, che se è Blinky, Blinky, Pinky, Inky, altrimenti Clyde. Beh, allora a questo punto noi qua dentro possiamo metterci direttamente get eh, di ci mettiamo name più questo ora vediamo se lui si arrabbia se gli piace non gli piace perché get vuole una stringa io la stringa gliela sto dando gliela sto dando forse vuole name name restituisce una stringa più è l'operatore di concatenazione quindi boh, non sembra se faccio un'esplicita costruzione di un oggetto al volo si arrabbia di nuovo: Espressione pointer to function type. Non vorrei che questo name sia già da qualche altra parte. A volte uno è sfortunato e C'è il nome di, una, di un metodo che ecco, infatti, mo non dà più errore, cioè, ragazzi, cosa può succedere che noi abbiamo chiamato questo metodo name. Però può essere che ne esista un altro metodo che si chiama name, eh, definito nella classe di Qt. E in quel caso lui non sa che fare. Oppure quel name non restituisce una stringa. Dire this freccia significa che questo è il metodo proprio di questa classe. Questo è anche un altro possibile utilizzo di this. Quindi, vabbè, eh, bisognava fare così. Quindi cancelliamo tutti i Pacman e ci mettiamo eh, la concatenazione con il nome. Del fantasmino così, così e così. Eh, lo spawn node me lo dice già il. Esiste già un metodo di lever che dice a seconda di quale eh, tipo di fantasmino lui restituisce l'indice del nodo di spawn di quel fantasmino. Quindi questo lo spona nel punto giusto e setta la posizione la setta con uno spiazzamento di 6,6, vabbè, bastava dire ehm, la texture diviso 2, un po' come abbiamo fatto qua, eh, questa cosa qui, questo, si può fare esattamente la stessa cosa. Anzi, visto che si può fare la stessa cosa, quando una cosa si ripete, forse bisogna metterla boh, in una funzione di, di positioning, vabbè, però adesso ce lo copiamo identico è proprio identico, proprio uguale, è proprio sì, forse, eh, ok, spawn node lo piglio da qui, spawn node, spawn node, perché non ha funzionato? Ah, è così, ok, eh, beh, vediamo se si vede, non so che cosa farà sto povero fantasmino, sinceramente, però spero che almeno si possa vedere, ma mi sa che non si vede, Ah no, si vede, è apparso, apparso dopo. Sta fermo, Porello lì, e quello non credo che sia lo spawn del, di Brinky. Dovrebbe essere qui, e muove a capire perché sta lì. Eh, intanto, già che si vede, è tanto. Non si anima, e quello, vabbè, è nato un problema. Però, intanto, si vede, sta lì. Dobbiamo risolvere un po', un po di problemi. Beh, intanto, vediamo se eh, c'è tutto quello che è necessario fare. Eh, le texture sono queste. Eh, eh, animate chiama Animate di Entity, quindi va bene. Advance chiama Advance di Entity, quindi effettivamente dovrebbe muoversi, e dovrebbe anche animarsi. Eh, però non si muove, primo problema, e non si spona nel punto giusto. Eh, non si spona nel punto giusto, questo non è carino. Ah, ma Spawn Node non l'ho mai inizializzato. Scusate. Spawn Node è, è questo, quindi... Il spawn node in questo momento era praticamente pari a zero, zero è un numero casuale, infatti non era zero, era in basso a destra. Quindi, Spawn node è quello che mi dice il livello, e poi in Spawn node io faccio lo, lo spawn. Adesso, ad sta in quel punto lì, non c'è proprio. Mh, non ho capito perché non si vede, anzi, forse l'ho capito perché non si vede, non si vede perché lui dice che eh, la texture di default. Quella in cui quando il gioco ancora in modalità ridi, è stand, ma stand se uno va nel, nel, nella sprite mi sa che stand lui, lui copia cosa? Uh, dovrebbe copiare blink che va verso destra, è la stessa, uh, quindi ci dovrebbe essere come texture, ma oh, perché non lo, non lo fa vedere? Non lo fa vedere... Aspetta un attimo, eh. Blinky stand, non lo fa vedere texture stand, in animate lui dice texture stand anche se nessuno mai ha detto di animarsi. Ah, ok, non abbiamo mai settato la texture di default. Scusate, in pac-man si setta la texture in, uh, in blinky no. In blinky, in fantasmino no, bisogna settare una texture di, di default. Ok, quindi adesso finalmente noi dovremo vedere il fantasmino da subito, che non so se nel gioco originale si vede da subito, sì si vede da subito, così, eh, verso sinistra in realtà parte da sinistra, vabbè, non so, ti idea, dopo, non andiamo troppo per il sottile, se parte il gioco, ehm, ci passo attraverso, è normale, non ci sono le collisioni. Eh, però non si anima ecco a me l'animazione mi piacerebbe funzionasse perché l'abbiamo implementata perché non si anima eh, vuoi vedere perché quando noi creiamo l'entità come gli diciamo eh, gli diciamo che si muove di default quindi si muove e quindi dovrebbe animarsi eh, perché allora non si anima mm, non capisco perché non si anima lui di default si muove perché nel costruttore di entity moving è settato a true quindi eh, le texture ci sono di animazione a meno che aspettate, sì 0 e 1 e ci sta a meno che eh, ci sono. È una questione di divisori di animazione. Abbiamo settato in Pac-Ma da qualche parte le animazioni o ci fidiamo di quelle di default. Eh, ci fidiamo di quelle di default, quindi quelli di default penso che sono, se vanno bene per Pac-Man, questa animazione con una determinata velocità dovrebbe andare bene anche per, per il fantasmino. Mm, non so se voi vedete qualche problema, io non, non riesco a individuarlo. Però, per fugare ogni dubbio, inseriamo una stampa e vediamo se viene invocata. Tra l'altro, a questo punto, visto che funzionano molto bene i teletrasporti e tutti i vari movimenti nel, 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 nel labirinto, direi a questo punto di, di eliminare eh, le stampe del, di debug di fatto, dei deragliamenti, che impiegano comunque molto. vengono comunque visualizzate abbastanza spesso, e poi. Ehm, c'era anche una stampa di... Uh, ok, ho raggiunto il nodo tal dei tali e quindi, e quindi quello che è. Um, mm, mm. Io ho capito qual è il problema, però voglio prima farvi vedere che succede. Ok, parte il gioco. Effettivamente viene invocato il metodo di animazione del fantasmino. Quindi siamo sicuri che viene invocato il metodo del fantasmino che si muove e Quindi siamo sicuri che viene invocato anche entity animate l'unico motivo per cui lui non anima, c'è cioè un solo possibile motivo per cui lui non anima. È... è che lui non entra in nessuno di queste if. E perché non c'entra? Perché la direzione di default dove sta andando il fantasmino, noi non l'abbiamo mai settata, mentre in Parco gli diciamo. La tua direzione di default è left. Beh, allora la stessa cosa nel fantasmino. Quindi, questo ci mancava. Uh, di default la direzione è unknown. Quindi, di default lui non, non, non si muove, non, cioè, nemmeno si anima perché non sa in quale direzione sta andando. Il gioco parte. <ride> Il gioco parte. E il fantasmino pure parte, ehm... mm. interessante. Allora, intanto facciamo una cosa: siccome vogliamo escludere adesso non vediamo, non abbiamo visto l'animazione, e in più il fantasmino è scomparso. Ora, ci possono essere due cause è scomparso perché c'è un bug nell'animazione, oppure è scomparso perché c'è un bug nel movimento e quindi scompare va per fratte. Allora, escludiamo una causa alla volta. Escludiamo intanto il movimento quindi, commentare questo significa che sto ghost non si muove quindi, non muovendosi, vediamo se almeno l'animazione si vede. Si vede. Questo significa che il bug non è l'animazione, ma è il movimento. Tra l'altro, sto lo fantasmino. Fa, fatemelo partire da sinistra, se no mi, 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 mi impappino. Eh, la texture stand per me, eh, la metto alla fine. Per me la texture stand è la texture left. Ci metto questa cosa qui per me, il fantasmino. Quando parte, guarda a sinistra. Del resto dico che sta a sinistra, quindi è giusto che, che guardi a sinistra. Eh, texture left di zero, per esempio, quindi, quindi lui si anima. Funziona bene. Abbiamo visto l'animazione funziona. Non è quello il problema. Il problema è l'avanzamento. E quindi, che cosa verrà mai qua dentro che lo sconfinfera così tanto? beh, lui dice che se si sta muovendo e di default si muovono le entità nel costruttore di entity è true beh, lui entra in questa if e se deve andare a destra si sette a destra, bla 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 eh, il nostro curdir effettivamente è left quindi lui entra qua dentro e setta la x con la velocità velocità che noi abbiamo settato la velocità l'abbiamo settata? sì quant'è è questa velocità? È una cosa decente? Sì. Eh, beh, allora non sembra essere questo il problema. Lui si setta come giusto. Però poi lui va a vedere se c'è un deragliamento. Ecco, forse aver cancellato le stampe. E lui dice che se sta andando a destra e la sua posizione rispetto a Node Next. Ecco, ragazzi. Chi li ha settati questi node next? Perché in Pac-Man, noi eccoli qua, li abbiamo settati qua, ma in Ghost non li abbiamo mai settati, e quindi questo ragazzi ci insegna che magari uno faceva copia e incolla di quello che stava nel costruttore di Pac-Man e cambiava tutte le cose anziché ogni volta dire manca questo, manca quello, manca quest'altro. Allora, quindi il node prev il nodo il nodo quindi questo lo mettiamo dopo. Il nodo da cui proviene è sempre quello in cui lui nasce, quindi è lo spawn node. Il nodo in cui lui va è quello eh, rispetto alla direzione in cui lui sta andando. Quindi lui sta andando a sinistra, ci mettiamo proprio curdir, perché l'abbiamo già settato, rispetto allo spawn node questo è il prossimo nodo. È quello che si trova nella direzione di movimento rispetto al nodo attuale dove è stato spawnato. Okay. quindi a occhio prima veniva un teletrasporto chissà in quale punto del, del mondo adesso vediamo che succede tra l'altro mi pare che sto coso sta un po' appiccicato trovate che non sta un po' troppo appiccicato a, al potrebbe essere dovuto al, al perché aveva modificato eh, lo sprite stand come dire mm. eh... Ho capito. A sinistra sembra diverso. Ok, beh, intanto <ride> sto povero fantasmino davvero non vuole funzionare, ma ci sta, siamo qui per implementarlo è l'obiettivo di oggi. Intanto eh, fatemi andare all'allentatore per capire se c'è effettivamente. Allora, il Pacman sotto con cima coincide. Il fantasmino invece c'è un pixel in più. Ah, quindi significa, cioè, stiamo dicendo che eh, ci può stare. Che il fantasmino c'ha un pixel più del pacman man eh, ragazzi, se è così. Bisogna ritoccare. Questo, ragazzi, questo potrebbe inficiare. Pure il, il, il fatto di, di dragliare, cioè bisogna stare attenti a questa cosa. Noi abbiamo ipotizzato che tutti ce l'hanno, che mh, insomma, bisogna un attimo verificare questa cosa. Quindi devo aprirlo con il Paint. E aprendolo con il Paint scopro che il... dove sta? dammi un tratto così che... non c'è una lunghezza del tratto da qualche parte? no, non c'è, grazie vabbè, ci arrivo, ci arrivo per, per calcolo questo è il punto che sta al pixel 1 in verticale e questo sta al pixel 13 in verticale quindi è, è, è alto 13 pixel il pacman il fantasmino invece è alto 65... 78 meno -65, eh, 65, beh sì, effettivamente è, è 14, perché questo era eh, da 1 a 13, 13 2 sarebbe 13 meno 1 più 1, vabbè, è 13, e questo invece è eh, 78 meno 65, 13 più 1, 14. E vabbè, ce ne accorgeremo anche facendo questo, ci accorgeremo che, che si, ve, si vede, ragazzi, è un pixel più alto. Gli pozzi no? E beh, è un pixel più alto, e mi dice che fa che un pixel più alto? Eh, che fa? Eh, fa, fa intanto che magari non l'abbiamo messo nel binario quando l'abbiamo spawnato e gli abbiamo dato questa questo spiazzamento. Magari non era la cosa giusta. Perché, ragazzi, 13 diviso 2 nel caso di Pac-Man fa 6, 14 diviso 2 fa 7, quindi c'è un pixel di differenza e. E quindi mi verrebbe da dire che questo deve essere forzato a 6, altrimenti, altrimenti, altrimenti sta troppo sopra rispetto, rispetto al Pac-Man. E, e probabilmente questo gli innesca anche un problema di raggiungimento dei checkpoint. Non ne sono sicuro, però intanto sponiamolo nella posizione giusta che è questa. È coerente con il gioco originale, è coerente con il Pac-Man. Eh, lui è più alto, quindi lui sta così. Adesso facciamo partire il gioco. Non era quello il problema. Però intanto abbiamo risolto un problema. Adesso Pac-Man eh, dovrebbe collimare dovrebbe sopra. Non collima sotto, ma è ovvio perché quello è più grande di uno. Quindi da qualche parte deve spostarsi sto, sto fantasmino. Ok, il fantasmino continua ad animarsi, ma non, non vuole proprio muoversi da, da qui. Vediamo perché non vuole proprio muoversi. Quindi andiamo nel eh, eh, advance di Fantasmino e vediamo cosa c'è che di Fantasmino è quello di Entity e vediamo cosa c'è che non va. Beh, eh, quando lui raggiunge un nodo, invoca Checkpoint Reached. Checkpoint Reached, in effetti, cosa fa in Entity? Eh... Controlla se la prossima direzione è fattibile. Eh, ma la prossima direzione chi gliel'ha detta al fantasmino? Vi trovate? Non gliel'ha detta nessuno. Non gliel'ha detta nessuno significa che è unknown. Quindi, eh, quindi, quindi Aya eh, quasi va a controllare un vicino che equivale a 4, ma non ce l'ha. Ce l'hanno soltanto da 0 a 3. Sono 4 vicini eh, nell'array di vicini. E quindi questa cosa è invalida, quindi no ragazzi, nextDir non può essere unknown nel fantasmino. NextDir nel fantasmino di default deve essere inizializzata, per esempio, nextDir anch'essa a left. Non possiamo lasciarla unknown, ok? Questo non risolve tutto, eh, perché comunque, sto fantasmino, se gli dici di andare a sinistra, lui ci andrà probabilmente andrà a sbattere. No, si è bloccato di nuovo. Vabbè, ora vediamo perché. Però, intanto, era giusto dire che, che next dir è uguale a left. Torniamo in Entity e vediamo dov'è il problema. Allora, a questo punto, lui entra, dice che raggiunge. Io immagino che là ci sarà un checkpoint. Anzi, senza dire immagino, andiamo a vedere se c'è un checkpoint lì. Sì, là c'è un checkpoint. Metto molto rallentato il gioco. Raggiunge questo checkpoint e si blocca. Vuoi vedere? Lo raggiunge e si blocca. Quindi, lui lo raggiunge. Invoca il metodo checkpoint e qua dentro avviene qualcosa di sbagliato. Vediamo un po'. Lui dice, stando a sinistra, posso andare a sinistra? Ma sì che può andare a sinistra. C'è un altro nodo. Quindi lui dice che può andare a sinistra. Il prossimo nodo quindi è quello di sinistra. Poi dice: se, eh, se nel nodo in cui adesso io mi trovo eh, non ci posso andare. Lui dice false. Ah, sì, quindi si ferma. E quindi forse questo è il motivo per cui si ferma. Vediamo un po'. Printf eh, tizio uh, has been stopped. Vediamo se è davvero è Blinky che si sta fermando, o c'è qualche cos'altro. Anzi, così si risolvono i bug. Ci si arma di santa pazienza, si mettono le stampe. Mm. No, mm. no ragazzi, non è mai stato stampato eh, Fantasmino che si è fermato. No, no. Intanto beh, vediamo se ha raggiunto un checkpoint, che okay, mi stanno venendo un po' di dubbi. Eh, Richard checkpoint. Checkpoint. Spero di sì. Andiamo piano piano piano. Vediamo. Eh, ragazzi, io non vedo nessun fantasmino ha raggiunto il checkpoint. Quindi, questa funzione manco viene invocata. E questo è un po' strano. Non vorrei che ghost abbia fatto l'override di. Non l'ha fatto? Allora, se ghost non fa l'override di. di, di... Di, di checkpoint rigid non vorrei che però checkpoint rigid sia privata ok non è privata è protected quindi viene ereditata dal fantasmino e, e allora qual è il problema fantasmino avanza invoca l'advanced entity l'advanced La entity ah, vuoi vedere che non c'è cioè, lui qua proprio non ci entra, in effetti abbiamo messo le stampe e, e non ci entra. Infatti non riuscivo a spiegarmi perché lui non potesse poi proseguire. Se io dico di andare a sinistra, lui a sinistra ci deve andare. Però sta succedendo ragazzi che lui non riesce proprio a... a non rileva il fatto di aver... Um, di aver... Um, preso il checkpoint. Non lo prende. Non lo prende significa che non lo raggiunge mai. Vediamo perché. Ci mettiamo delle stampe. Vedete come uno dice, vabbè, hai fatto il movimento per Pac-Man, cosa può andare storto se lo estendi anche a fantasmino? Il fatto è che il fantasmino ha un pixel in più. E quel pixel in più, sono sicuro che è probabilmente eh, alla base di questo problema che stiamo avendo. Eh, può essere che qua il dragliamento non tiene conto di, di questa cosa. Allora, quindi non lo trova quindi mi conviene effettivamente mi conviene ripristinare questa stampa che non a caso non l'ho mai eliminata qua viene molto comodo ripristinarla che già sta lì e dice eh, tizio dove sta andando e quando lo raggiunge molto lentamente pa si è bloccato e andiamo a vedere che succede allora blinky deve andare in 9991 sta in 112,92. Ovviamente lui si sposta verso sinistra, si sposta, si sposta, si sposta, si sposta verso sinistra, a un certo punto Blinky raggiunge 99, però lui sta a 92. Perché è successo questo? Chiedo a voi. E non si muove da lì. Ragazzi, è lo stesso motivo di prima della texture. Perché se eh, io gli chiedo qual è... è causato dal pixel. È, è causato dal di... pixel. Uno a lui... livello della scissa y non a livello della scissa a livello della eh, lui succede che de ordinate ed ordinate eh, che lui ha la texture di 14 14 diviso 2 fa 7 quindi quel pixel in più rispetto a 6 farà sì che il suo center position cioè ragazzi è come se in realtà è così il centro di Pacman sta sul binario il centro di Blinky non sta sul binario e e quindi è perché l'abbiamo spawnato noi nel punto sbagliato? Giusto? Se invece l'avessimo spawnato dove diceva lui, questo non sarebbe successo. Perché abbiamo eh, perché cambiato questo, lui? lei? Prima ha usato, um, ha impostato manualmente la posizione. Eh, non dovevo farlo, cioè, vero? Invece adesso sta chiamando la funzione della posizione centrale che quindi... Sì, certamente. Vuoi... Cioè, uno si deve mettere d'accordo col proprio cervello o fa sempre così ove sempre così. No, mi chiedo perché l'ho modificato. Era solo una questione di visiva, di texture oppure proprio era un problema per qualcosa? Eh non sì, perché che... il fantasmino clippava sul muro di sopra. Ah, era solo quello il problema. Sì, penso oh. di sì. Vediamo, vediamo, vediamo. Quindi ripristino il ripristino questo. ci sono poi vari modi per spostare la texture allora questo sì il problema l'abbiamo causato noi chiaramente adesso questo si blocca a sinistra però il problema è che noi l'abbiamo spawnato noi con il suo centro. Almeno adesso il suo centro è sul binario. Prima il suo centro era fuori binario. Essendo già deragliato, sto povero Pac-Man, sto povero fantasmino. Quando si trova a checkpoint, non lo trova perché lui è proprio derag è deragliato in, in, in verticale. Ecco perché il, la correzione del deragliamento non funziona perché ipotizza che tu stai deragliando in una direzione. Lui, poveretto, in quel momento è, è dragliato nell'altra direzione, nella direzione perpendicolare al movimento. Quindi non c'è speranza che il, il correttore di deragliamento funzioni. E quindi, ragazzi, o noi eh, lasciamo così, con però il, il fatto che la texture è quella che è, oppure mh, che possiamo fare? O anche, possiamo anche andare noi nella sprite e leggergli un pezzettino sopra? Potremmo? Non voglio fare però casini. Potremmo come trucchetto nella sprite eh, creargli un bordo sopra, quindi Blinky, anziché dire che parte da 1, dico che parte da 0 ed è grande 15. Questo dovrebbe aggiungere quel bordo sopra. Non voglio però adesso farlo diragliare di nuovo. però 15 diviso 2, 2 fa sempre 7. Quindi non è cambiato il centro della, della, della texture. E, mh, questo crea casino ad altre cose, non dovrebbe creare casino blinky, non crea casino. però move by, move by che cosa ipotizza? Move by, no, ipotizza solamente di spostarsi. Vediamo un po'. Quindi abbiamo aggiunto un pezzo, ho peggiorato? Funziona di... no, no, ho peggiorato, è il contrario. Uh, ho aggiunto un pezzo sopra, dovevo aggiungere un pezzo sotto. Quindi, anziché partire da uno, eh... sì, parto da uno e aggiungo un pezzo sotto. Quindi aggiungendo un pezzo sotto il centro uh, si abbassa. Niente, nemmeno così. Perciò dico, questa soluzione comunque ha a che fare con come è fatta questa classe sprite. Può essere che mi sta sfuggendo qualche cos'altro di, di questa classe sprite. Eh, professore, perché a 1 stava prima: per mandarlo uno sotto, doveva andare da 2 a. cioè da a sessan... eh, eh. Cioè, 1 a 60. cioè 1,65 era come stava sì, prima. Aspetta, Forse ho interpretato male il costruttore. Ah, left. Questo è left. È left. Eh, questo è lo spiazzamento da sopra quindi lo spazzamento da sopra devo toglierlo, qual, 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 qual era quello originale qui? Era questo, questo. Uno, mi sembra 1,65 deve essere 64 ce lo faccio partire da un pixel più in alto, così raggiungo la riga e gli dico di farlo 15x15, cioè era la mia intenzione originale però ho sbagliato proprio l'interpretazione delle coordinate ecco, adesso c'è lo spazio e, e si muove ok L'abbiamo fatto e, vabbè, quindi la difficoltà nasce dal fatto che eh, prima Pac-Man ce l'aveva dispari e Blinky pari, adesso sono tutte e due di, di dimensioni dispari. Tra l'altro, anche in, in, in larghezza. Forse, forse in larghezza interviene anche la larghezza nella cosa dei checkpoint. Sì, sì, interviene anche la larghezza. Vabbè, non tocco più niente per adesso, vediamo. Se ci sono problemi, sappiamo che qua abbiamo fatto questo, questa cosa solo grafica. Eh. Questa è una cosa solo, solo grafica. Eh, quindi adesso è tutto coerente: tutto, tutto il codice usa la, il, centro di, il, il centro calcolato dalla texture. Bene, perché non si muove il. perché una volta sbattuto a destra non va ad altre parti? Come mai? Perché non sa che fare. Cioè, è semplicemente andare a sinistra e basta. Perché mentre il Pac-Man è comandato dal giocatore, il Blinky dovrebbe essere comandato da un motore di intelligenza artificiale. Ma siccome noi adesso non ce l'abbiamo ancora, gli dobbiamo dire dove andare, sto proprio Blinky. Quindi, dirgli dove andare, significa... Che significa, ragazzi? Che questo checkpoint Richard, eh, più che Blinky, il Ghost, il Fantasma, se lo deve, dovrebbe farne un'estensione. Che significa farne un'estensione? Che quando raggiunge un checkpoint, il fantasmino deve decidere dove andare in base a una certa politica, ma lui deve decidere, non in questo momento entity, è proprio lui. Quindi, questo è un altro lennesimo esempio di come ci viene in aiuto l'ereditarietà. Perché checkpoint rigid contiene tutto quel codice che eh, va assolutamente bene. In generale ma quando abbiamo anche il fantasmino quindi adesso dobbiamo capire se questo codice della superclasse bisogna chiamarlo prima o dopo andiamo di nuovo a vederlo e capiamo se dobbiamo chiamarlo prima o dopo allora ragazzi checkpoint reached significa che noi abbiamo raggiunto un checkpoint ora la decisione su quale direzione prendere dobbiamo farla prima di questo codice quindi qui, qui oppure dopo Domanda per voi. Guardate questo codice. Eh, Parente c'è il suggerimento. Questo codice di suo già ipotizza che ci sia una prossima direzione selezionata. Ma quindi noi fantasmino dobbiamo selezionare questa prossima direzione, poi invocare il, super, il metodo della superclasse che andrà a vedere se. In questa direzione ci si può andare e se ci si può andare bene, altrimenti, altrimenti nada. Eh, certo, siamo noi qui fantasmini che dovremmo anche dare una direzione di movimento coerente. Ok, quindi qui eh, determina next direction. Quindi noi qua gli dobbiamo scrivere next, next, dove sta, next, dir. Facciamo una prova. Diamogli una direzione casuale. Che poi, e poi il comportamento del pacman e de, del fantasmino in modalità scatter quindi per esempio rand percentuale 4 sarebbe il resto della divisione di un numero molto grande eh, diviso 4 quindi un numero che può andare in maniera casuale da 0 a 3 compreso 0 1 2 3 le, le direzioni sono proprio 0 1 2 3 quindi questo lo converto in direction questo è un numero e lo corretto, lo correggo lo converto in, in tipo direction e questo va, questo dovrebbe farlo andare a caso. A caso però significa anche che può invertire direzione, mentre non potrebbe farlo, però vabbè facciamocelo andare per adesso, giusto per vedere se... Eh? Sta andando a caso. Ovviamente non c'è alcun modo, non, non mi sta inseguendo in alcun modo perché... E abbiamo detto appunto di andare a caso. Però questa è la prova eh, che effettivamente eh, possiamo riusare il metodo checkpoint rich della superclasse solo eh, dopo aver però selezionato la prossima direzione in cui, in cui andare. Intanto fatemi disattivare quelle stampe perché sono sicuramente utili quando le cose non vanno, ma quando le cose vanno, questo viene stampato a ogni frame ed è terribile. Beh, intanto, questo è il fantasmino casuale. Eh, noi vogliamo fare un fantasmino un minimo intelligente, certo non intelligente come quello che faremo con i grafi, però un minimo sì. Allora, ragazzi, nel gioco originale, eh, qua dovrei mostrarvi un, un video, però ve lo dico a voce, faccio prima. Eh, nel gioco originale, il fantasmino Blinky, quindi Blinky, quando è in modalità di caccia, quindi tipicamente quando è in modalità di caccia, qua, qua è in modalità di caccia, perché si vede che mi sta seguendo, io vado di qua, lui andrà di qua. Quando è in modalità di caccia, lui cosa fa? Calcola la distanza Euclidea, proprio distanza Euclidea, eh, dal suo centro verso Pacman, la sua distanza tra lui e Pacman. E... No, scusate, non calcola la distanza tra lui e Pacman, calcola la distanza tra Pac-Man e tutti i possibili nodi in cui andare, cioè, eh, fatemi prendere il grafo. Devo spiegarmi bene, altrimenti non, non, non mi capite. Supponiamo che esse fantasmino raggiunga questo nodo, ok? Pac-Man sta qua. Cosa fa il fantasmino? Deve decidere dove andare. Lui dice, se vado di qua, significa che raggiungerò una posizione che avrà una certa distanza rispetto a Pac-Man. Se vado di qua raggiungerò una posizione che avrà una certa distanza rispetto a Pac-Man. Cioè lui decide dove andare minimizzando cosa? La distanza tra Pac-Man e i nodi che può raggiungere da quel punto. In più non può tornare indietro, quindi raggiunto questo nodo lui non può tornare indietro e tra quelle direzioni rimanenti sceglie quella che minimizza la distanza da Pac-Man. Questo è il eh, fantasmino originale del gioco originale. Pronti per farlo? Facciamolo. Beh, intanto dobbiamo pensare: minimizzare la distanza da Pac-Man. E chi lo sa dove sta Pac-Man? Quindi come possiamo modificare questa classe per rendere il fantasmino consapevole di dove sta Pac-Man? Che possiamo fare? Mi viene in mente un modo? L'unica idea che mi viene in mente è quella di dargli come dire, di informarlo sulla posizione di Pacman. Ok. Gli dici, gli, assi, cioè gli dici in che asse X, che a che, che ascissa e che ordinata si trova. Quindi lei dice inseriamo Pac, che ne so, Q point, eh, eh, Pacman, POS un attributo qui, poi un setter da qualche parte. Eh. Il problema è che per renderlo il più efficiente possibile, tecnicamente dovremmo pure settare, cioè, questa posizione si deve aggiornare ogni frame oppure ogni tot frame? Eh sì, perché magari quindi, deve essere pesante se ogni frame ogni volta aggiornano oppure no. L'unico che può fare questo lavoro è il motore di gioco. Il motore di gioco ha la visione di tutti gli elementi e dovrebbe dire. Eh, nel eh, animare tutti gli elementi, quando mi trovo il fantasmino, gli dico pure dove sta Pacman. Ok, questa è una possibile soluzione, ma ragazzi c'è una soluzione ancora più semplice. La soluzione che no, cioè, voglio che me la tirate fuori voi, il level manager crea tutte le entità, ok? In particolare crea Pacman. Ora, quando noi creiamo i fantasmini, possiamo tranquillamente dargli al fantasmino perché no anziché dargli la posizione di pacman che dobbiamo aggiornare ogni volta perché non dargli direttamente pacman Come dice davvero eh, non è inefficiente questa cosa attenzione gli siamo dato solo un puntatore anzi questo puntatore non va aggiornato ce l'avrà sempre sarà sempre quello ovviamente dobbiamo darglielo nel costruttore quindi nel costruttore gli dobbiamo dire oltre a dire di che tipo in che modalità eh, gli dobbiamo anche dire ma chi è Pac-Man nel gioco? E quindi il level manager è obbligato, quando costruisce un fantasmino, a passargli anche il riferimento di Pac-Man, così che il fantasmino sappia sempre chi è Pac-Man. Tra l'altro, questa cosa è utile non solo per chiedere la posizione a Pac-Man, ma per tante altre cose, cioè il fantasmino e i Pac-Man eh, dialogano tra di loro, quindi... Che, 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 che queste entità siano consapevoli delle, ciascuna delle altre è assolutamente utile. Quindi, e quindi, nel momento in cui ce lo danno nel costruttore, noi ovviamente ce lo andiamo a memorizzare. Ackman: 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 Where? Ackman. Eh, questa cosa funziona se si include Pacman non si è arrabbiato non lo so perché però comunque bisogna includere Pacman e Pacman.h sì ok ehm, questo possiamo chiudere e a questo punto se noi sappiamo sempre dov'è Pacman possiamo effettivamente andare a calcolare la distanza euclidea Vediamo se ci sta un metodo, ovviamente ci ammazzerebbe il buon corbo se non sapessimo noi calcolare la distanza euclidea in un piano 2D, però avere una funzione già pronta almeno ci evita di scriverla noi da zero. Mm. Distance 1D, distance, ci sono vari tipi di distanze, questa è una distanza tra punti, questa è una distanza tra punti F. Tra un punto e un punto f e questa tra punti f e questo per esempio è un tipico caso in cui sarebbe stato molto meglio fare una funzione template ci metteva eh, di tipo t1 t2 ci mettevate t1 t2 qua e in una sola funzione ne avevate infinite quindi usateli sempre template quando potete qua in questo caso non l'ho usato eh, perché il codice vedete è esattamente lo stesso se il codice è proprio lo stesso allora, anzi no, lo faccio un momento perché, eh, eh, però eh, sì, no, ok, è, è, sarebbe, è educativo fare questa cosa. Quindi questo lo chiamo T1, questo lo chiamo T2 e questa è la funzione. Eh, forse è un po' brutto T1, vabbè, T1, T2, quello è. Quindi, ok, adesso siamo, spero però di non aver cambiato. Di non aver fatto casini nel caso questa funzione venga già chiamata da qualcuno, infatti, viene chiamata da qualcuno e il template va istanziato. Sì, ok. Calmati, calmati, dove stai? E template, eh, eh, ho dimenticato qualcosa, non so più come si fanno template sono doppio template infatti non, non mi sottolinea niente cos'è che cos'è che lo sconfinfera non l'ho capito lui dice unable to recover from previous error identifier t1 ah e vabbè forse perché devo dire sono dei tipi e vabbè non l'ho detto mi sono dimenticato sono due tipi Ok, quindi nel nostro fantasmino dobbiamo calcolare la direzione non a caso, eh, ma mh, la direzione eh, che minimizza. Però questa cosa di andare a caso non è, non è così sbagliata, perché diciamo che se la, modalità, dove sai, se la modalità è di tipo scatter, ci sta che è a caso. Magari non proprio questo, perché perché comunque lui non può tornare indietro, ecco, soprattutto anche questo, un'altra cosa sbagliata che fa è... no. L'unica cosa sbagliata che fa è che può tornare indietro, ma in realtà non, non dovrebbe quindi, vabbè, per adesso ce lo lasciamo. Poi casomai lo correggiamo, se invece la modalità è chase, cioè mettiti alla caccia di Pac-Man, beh, questo è il momento in cui noi dobbiamo andare a eh, calcolare la distanza minima. Tra cosa? Tra le direzioni raggiungibili però dal nodo in cui ci troviamo. Non possiamo calcolare la distanza tra tutti i nodi e Pacman. Quindi eh, intanto ci conviene fare un ciclo eh, su tutti i nodi raggiungibili dal nodo attuale, quindi mi serve, mi serve per favore il vettore dei vicini, quindi level instance get uh, web. Well. Nei boss mi serve il vettore dei vicini, sicuramente e mi serve anche il vettore di nodi perché poi dovrò accedere proprio ai punti per andare a calcolare le distanze le idee quindi mi serve un po' tutto, tutto il grafo, sia la lista dei nodi sia i, i loro vicini. Quindi, per eh, ciascuno dei quattro dei quattro vicini di chi. Di, del nodo in cui mi trovo io sono in checkpoint reached in checkpoint reached significa che il nodo next che prima era l'obiettivo adesso è quello che è stato raggiunto quindi questo è l'iesimo vicino del nodo in cui mi trovo e devo controllare se esiste quindi esiste se è maggiore di 0 maggiore o uguale di 0 e se esiste è una delle possibili direzioni in cui posso, uno dei possibili nodi che posso raggiungere. Quindi, ad esempio, dobbiamo mettere questo in un contenitore. Quindi, che ne so, uh, un set. So che sembra strano fare un set per una cosa così piccola. Um, siamo spreconi, ripeto possiamo tranquillamente usare queste strutture eh, tra l'altro il checkpoint riched non è ogni frame rate non è ogni frame quindi assolutamente se una cosa ragazzi ci semplifica la vita la usiamo anche sapendo che non è la cosa più efficiente ma si fa una volta ogni tanto quindi è accettabile non si fa ogni frame quindi creiamo un set di che ne so uh, candidate uh, uh, next nodes cioè di nodi futuri candidati che ovviamente lui lo riconosce perché non ha incluso set. Um, set o vector, cioè se bisogna davvero fare un set, poi ci ragioniamo, eh? intanto, intanto mettiamoceli. Se la direzione, se esiste un vicino in quella, in quella direzione, eh, beh, devi aggiungerlo alla, alla lista dei candidati. Insert. Quindi a valle di questo abbiamo tutti i candidati, anche se qua dovremmo evitare, quelli che, ehm, dobbiamo evitare la, la direzione inversa rispetto, a quella, uh, rispetto alla quale si sta muovendo. Quindi mi verrebbe da dire che non basta dire questo, ma bisogna dire anche se i, che sarebbe la direzione, è diverso dalla direzione inversa in cui stiamo andando. Beh, noi non possiamo permettere al fantasmino di invertire la sua direzione di movimento solo perché sta inseguendo il pacman, non lo può fare nel gioco. Quindi la condizione è che questo intero rappresenta la direzione 0, 1, 2, 3, eh, left, up, quello che è nella, nella direction. Non può essere quindi deve essere diverso dalla direzione inversa attuale. E in più. In quella direzione ci deve stare un nodo altrimenti non c'è niente da fare se valgono entrambe le condizioni allora lo inseriamo nella lista set vector ma vediamo perché che cosa possiamo scegliere del, del lo inseriamo tra i candidati a questo punto possiamo possiamo calcolare eh, quello a distanza più piccola eh, beh diciamo che ehm, quanto è grande questa lista di candidati? Quanto può essere grande? Ci possono essere zero candidati? Dipende se implementiamo i vicoli ciechi oppure no, perché se non ci sono vicoli ciechi in un determinato snodo, il Pac-Man può sempre andare almeno in un'altra direzione senza dover necessariamente tornare indietro, se invece ci sono vicoli ciechi, eh, beh significa che il Pac-Man in quei casi non ha direzioni da scegliere e dovrà per forza tornare indietro e però effettivamente noi possiamo farlo perché guardate se non ci sono candidati se non ci sono candidati if candidate next nodes empty allora torna indietro beh torna indietro next dir next dir next dir torna indietro significa vai proprio eh, torna appunto indietro quindi in realtà l'implementazione del vircolo cieco sta tutta qua, ehm, altrimenti se invece hai dei candidati devi scegliere quello più promettente, quello che minimizza la distanza, e quindi quello che minimizza la distanza eh, te li devi fare tutti. For, auto, and, uh, and um, eh, no, conviene fare sempre un, conviene fare un ciclo. Mm perché se uso il for generalizzato quando lo trovo io, a, parte, a parte che su cosa sto ciclando sto ciclando su degli interi che sono gli indici di questi sono gli indici dei nodi io poi devo settare una direzione attenzione quindi se ho un nodo poi dovrò calcolarmi la direzione per andare a quel nodo quindi non è molto intelligente mm. invece se qui anziché metterci eh, proprio il nodo ci metto la direzione in un colpo solo ho sia il nodo che sta in quella direzione sia la direzione quindi forse ha più senso questo ok questo vale ancora e adesso posso dire eh, posso ciclare tranquillamente col for generalizzato perché queste sono proprio eh, direzioni quindi per ciascuno per ciascun eh, Certo, questo non è più candidate next nodes, ma diventa candidate dirs, next dirs. Dobbiamo anche dare un significato alle cose che scriviamo. Proto and uh, dir in uh, candidate next dirs, dobbiamo calcolare quella di, di, che ci dà la, 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 la distanza minima. Quindi, int, uh, no, float, le distanze sono dei, dei float, minimum distance è uguale la inizializziamo con infinito più infinito così qualunque cosa che trova sarà più piccola di, di più infinito più infinito però eh, per gli interi non è inf ma è il numero massimo più grande rappresentabile con gli interi e quindi if eh, distance tra chi tra tra il punto in cui sta Pacman, il center position di Pacman, quindi tra Pacman center, si chiama così, no? Perché non mi dà pac Pacman center pos, che è una posizione globale, quindi meno male che abbiamo fatto questo metodo. La distanza tra il punto centrale di Pacman e il, il punto relativo al nodo, che sta nella direzione che sto considerando, quindi nodes di il nodo che ha per indice quello nella direzione che sto considerando, rispetto al nodo in cui mi trovo nell'array dei vicini, quindi questa cosa qui. Lo so che, ragazzi, tripla parentesi quadra che sembra è complessa questa cosa, allora questa è la direzione che sto considerando. Questa è la lista dei vicini del nodo in cui mi trovo, quindi questo è il nodo nella direzione che sto considerando e nell'array di nodi questo mi dà il punto relativo a quel nodo, quindi la distanza tra quel punto e il punto di Pacman. Se questo è minore di min dist, e lo sarà sicuramente minore di min dist almeno una volta perché min dist è infinito e in più. Eh, C'è almeno un candidato nella, nella lista set vector, dobbiamo ancora decidere. C'è sicuramente almeno uno, quindi qua dentro ci entriamo sicuro. Se le minimizza, allora min è eh, uguale. Certo, voi dite che fa, lo calcoliamo un'altra volta. Eh, vabbè, allora apriamo la parentesi e eh, eh, facciamo float, curdist, distanza corrente. Quindi se curdist è minore di mindist, allora, mindist è uguale a curdist, e cosa? È, dobbiamo memorizzare la direzione ottima. E next dir è uguale a dir. Mi piace. Ok, perché devo trasformare in enam. Ok, sembra tutto ok, a questo punto possiamo porci la domanda, che cos'è questa roba qui? Eh, deve essere un set, deve essere un vector, deve essere una lista? Il set effettivamente non... Se... set significa che deve essere ordinata, questa cosa deve essere ordinata, ma in nessun momento io uso questa ipotesi di ordinamento, quindi potrebbe essere la cosa che più veloce a livello di esecuzione è la lista, perché la lista non è un vector allocato è una cosa che può crescere alla bisogna questo non è più insert ma diventa pushback empty rimane empty il for generalizzato rimane for generalizzato quindi vantaggio se uso il for generalizzato cambiando la struttura continua a funzionare ecco perché si usano anche sembra, sembra tutto ok quindi, quindi mettiamola alla prova voi online vedete qualcosa che non va? Avete qualche domanda prima che proviamo? Non avete domande? Volete vedere se funziona, eh? Perché ci tiene in attesa? Poi parliamo, intanto vediamo se funziona. Pronti, partenza, via. Oh, 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 oh questo mi sta seguendo davvero. Perché... Eh, eh, beh, allora... Perché è successo questo? Forse dovevo andare al rallentatore, Facci rifacciamolo. Io sto andando a destra e lui dovrebbe continuare a seguirmi, no? E in effetti mi sta seguendo. Eh, professore, adesso lo segue perché il Pac-Man era più lontano. Invece, prima, essendo molto vicino, il lavoro successivo era Bravo. quello che era più lontano rispetto a quello sopra. In effetti, ragazzi, quello che ha appena detto il vostro collega è corretto, cioè il motivo per cui questa strategia non è ottimale sta proprio nel fatto che il fantasmino non segue sempre la strada migliore, ma a volte è ingannato dal fatto che la distanza passa attraverso i muri. Ecco, adesso questo ingannare, devo cercare di ingannarlo, magari andrò un po' più veloce. Eh, come faccio a ingannarlo? niente. Come faccio a ingannarlo? Gli epozzino. Eh, beh, uso il teletrasporto, per esempio. Oh, co comunque sta funzionando molto bene, questo ci fa piacere. Uno dice che bisogno c'è di implementare l'intelligenza artificiale se già questo semplice criterio funziona così bene, ma perché vi assicuro che se uno ci gioca... Ecco Ecco, ecco avete visto? Avete visto che è successo? Intanto è andato sopra anziché seguirmi di qua. Però, beh, questo perché c'era il trasporto di mezzo. Beh, ecco. Per esempio, io mi sono mosso qua. No, lui, anziché decidere di era qui, di andare qui e scendere, ha preferito andare qui e poi a destra. Perché se lui fosse andato a sinistra, la sua distanza sarebbe stata maggiore rispetto che se fosse andato qui, dove in effetti la distanza è minore. Quindi lui ha preferito prendere questa strada che in realtà si rivelerà più tortuosa, anziché questa, perché questa eh, aveva una distanza maggiore, mentre questa no, ma in realtà c'è il muro di mezzo. Ecco, quindi abbiamo trovato, meno male, un esempio in cui il fantasmino non ha fatto la scelta più intelligente possibile e questo è anche il motivo per cui io effettivamente eh, posso, posso giocare, in qualche modo posso ingannarlo. Adesso con un po' di pratica uno, uno si fa un po' di pratica. Eh, ecco, vedete eh, c'era un momento in cui io andavo a sinistra, lui era qui anziché andare giù e beccarmi e aspettarmi. Ha preferito inseguirmi di qui. Uè, uè, uè. uè. Certo, più vicino si trova a me, e più tenderà a seguirmi come un'ombra. Sarà difficile scrollarselo, però io ci provo lo stesso. Fogo sto cursore, uè, uè. Mamma mia, eh, eh. Eh, Avete visto che è successo? Guardate, io stavo qui. Il, lui ha preferito andare sopra perché rispetto al suo prossimo nodo, che sta qui, la distanza era questa. Per lui sopra, la distanza era questa. Quindi è un fantasmino, effettivamente, un po', po stupido. Ma è giusto che sia così, altrimenti non sarebbe, non sarebbe impossible. Cioè non sarebbe il Pac-Man originale, ma sarebbe appunto impossible pac ma, ma tanto non muoio perché sono God. Sono in modalità God, quindi non muoio. Tra l'altro notate che il fantasmino, questo avviene anche nel gioco originale, dal momento che non può invertire la direzione, è costretto anche quando mi raggiunge e mi supera a fare il giro. E in effetti questo fanno i fantasmini del, del, del Pac-Man originale. Tendono a compiere dei giri eh, a seconda del fatto che inseguino Pac-Man o se stanno inseguendo per esempio in modalità scatter, hanno un, come target hanno, eh, un, un punto specifico del, del, dello schermo. In cui fanno, la, la, fanno il giro eh, per raggiungere quel punto. Blink mi pare che ha come obiettivo andare in alto a destra. Sto vedendo un po' di rallentamenti, di scatti, che non so se si apprezzano con il meet, ma non vorrei che magari, chi lo sa, c'è qualche inefficienza nel codice. Mi sembra molto rallentato il mio, il mio il gioco. Pac-Man, la memoria è quella. Sta salendo, la CPU è effettivamente bassa. No, vabbè, sarà stato sarà stato soltanto un momento in cui probabilmente Google Chrome sta usando quasi tutte le risorse per farvi la, la, la videata. Bene, Bene. abbiamo fatto il fantasmino che, che, che insegue Pac-Man. Mentre in modalità scatter. In realtà, la modalità scatter non è prendi una direzione casuale. Eh, ma dovrebbe essere appunto, ehm, ehm, no, dovrebbe essere per la direzione casuale. Non mi ricordo qual è la modalità. Allora c'è un'altra modalità in cui il fantasmino si mette a fare il giro attorno alla zona che gli è stata assegnata. Vabbè, questo comunque a noi interessava più che altro il chase, ok? Ragazzi è arrivato il momento di mettere. Se non avete domande, è arrivato il momento di mettere in mezzo le collisioni finalmente. Questo perché abbiamo intanto disabilitato le palline e andrebbero riattivate. Dove stanno le palline? Eh, perché adesso facciamo le collisioni. Quindi facciamo le collisioni con le palline, tra Pac-Man e palline, e le collisioni tra Pac-Man e, e il fantasmino. Bene, intanto dove avvengono le collisioni? Qual è il motore di collisioni? Così come c'è un motore fisico... Uh, C'è anche il motore di collisioni che è implementato in Entity ed è molto semplice. Questo motore, semplicissimo ragazzi, perché sfrutta il fatto che Qt di suo già implementa il motore di collisioni. Cioè il metodo Solve Collisions cosa fa? Prende, chiede a chi chiede a this implicitamente, quindi chi è DIS? Entity è eredita da object, ma object è un, un Q. PIXMAP ITEM quindi i QGRAPHICS PIXMAP ITEM implementano la gestione delle collisioni e abbiamo visto a lezione più o meno su cosa si basa questa cosa eh, di default eh, queste collisioni vengono individuate sulla base del rettangolo della texture, a meno che uno noi dica qualcosa di diverso non mi ricordo se nel costruttore noi abbiamo detto esattamente come eh, trovare queste collisioni però si può fare assolutamente set uh, shape mode sarebbe il metodo che determina come eh, gestire le collisioni per esempio shape mode significa gestire in base bounding rect shape significa in base al, al rettangolo eh, della texture mask invece in base proprio alla, alla texture proprio eh, cioè devono entrare in collisione i propri pixel colorati delle texture, e non soltanto il rettangolo ricoprente. Eh, per esempio, possiamo mettere un, una cosa di questo tipo e vedere quando si innescano le collisioni. A questo punto, in Entity, come funziona il motore di collisioni? Una volta che io le prendo tutte e le metto in una lista di graphics item, in generale, perché il motore di collisioni è implementato nella super classe graphics item, Faccio un ciclo su tutti eh, gli oggetti che stanno collidendo e cosa dico? Bene, eh, caro oggetto che stai collidendo, cerco di trasformarti in, in un oggetto mio del gioco perché questo, ragazzi? Eh, perché nel gioco ci stanno pure i testi, ci sono anche degli elementi di menu. Eh, che faccio io? Controllo le collisioni con uh, il menu, cioè se Pac-Man va a sbattere su, su Pausa. Non lo so se non possono coesistere insieme, vabbè, però supponiamo che, supponiamo che ecco, quando eh, a volte appaiono dei punteggi. No? Quando Pac-Man mangia un, un frutto oppure un fantasmino, viene spawnato un punteggio. Ecco, secondo voi noi vogliamo gestire la collisione con il punteggio? No, il punteggio sarà un, uh, sarà un, un oggetto non del gioco, appunto. Un po' come la pausa, il testo del ready. Quindi convertiamo un oggetto collidente in object. Se non ci riusciamo andiamo avanti, cioè ignoriamo la collisione. Se invece siamo qui significa che questo è un oggetto nostro che sta entrando in collisione. E allora, ragazzi, il motore di collisione più semplice che possa esistere è un motore che ignora la fisica, cioè, nella realtà, in realtà anche in Super Mario, se due oggetti collidono, se Mario collide con il tubo, eh, Mario deve tornare indietro. Non possiamo consentire a Mario di entrare dentro il tubo. Però in Pac-Man non c'è questa fisica reale, del, non c'è questa fisica di collisioni. Se Pac-Man collide con Fantasmino, eh, significa che un oggetto viene colpito da Tizio, Tizio viene colpito da Caio e Caio viene colpito da Tizio. Cioè l'unica cosa da fare è informare entrambi gli oggetti che sono stati colpiti uno dall'altro e l'altro dall'uno. Ma oltre a questo, non c'è una vera e propria gestione della collisione. Quindi il motore di collisione del Pac-Man è un semplice informare le entità coinvolte che sono entrate in collisione. A questo punto saranno loro a decidere che devono fare. Quindi, ad esempio, se io volessi adesso implementare il Pac-Man che si magna la pallina, che dovrei fare? Innanzitutto, dove devo andare a implementare questa cosa? In Ball o in Pac-Man? È sempre una questione di responsabilità. Chi è che ha la responsabilità di mangiarsi la pallina? C'è la pac man però la di distruggersi la pallina. Bravo, bisogna stare, bisogna stare attenti: non è banale. Io ho posto la domanda in maniera banale, proprio a vedere se eravate attenti. Effettivamente, eh, la risposta è ottima. pac ovviamente, ha la responsabilità, a parte che ci sono varie responsabilità. Mangiare la pallina significa aumentare il punteggio. Il punteggio dov'è che viene mostrato? nella finestra principale del gioco, AIA. Quindi il gioco va informato che, 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 in che il punteggio è salito. Noi non facciamo oggi, non è predisposto, cioè è predisposto, ci sta una, una banda nera sopra, però noi non abbiamo ancora gestito i punteggi. Qua ci vuole il punteggio, eh, tipo qua, adesso nel gioco originale non è così la grafica, però comunque c'è il punteggio in alto a sinistra. Quindi il gioco andrebbe informato. Il gioco, quali sono quindi le entità che entrano, che entrano in, in gioco? Scusate, il, il gioco di parole, triplo gioco di parole. Eh, la classe Game, la classe Pac-Man e la classe Palla. E eh, eh, Quindi queste sono decisioni progettuali, non sono tutte uguali, cioè io la prendo in un modo, Tizio la prende in, in un modo e in un altro modo. Eh, diceva il vostro collega intanto partiamo da Pac-Man, però attenzione perché la pallina quando viene mangiata deve sparire beh, intanto vediamo, che, intanto vediamo se la collisione avviene la collisione avviene se io implemento il metodo hit il metodo hit eh, l'ho implementato ma è vuoto e, beh, diciamo, effettivamente, diciamo per esempio printf pacman hit by adesso torna molto utile ai fini del debug il fatto che adesso posso chiedere a what come ti chiami? vedete che bello aver scritto quel, quel semplice metodo che chiede il nome della classe Avremmo potuto usare l'introspection. Si poteva usare l'introspection meta object? No, perché gli oggetti graphics non sono dei Q object niente introspection. Però avremmo potuto, eh, proprio volendo, fare una doppia eredità tipo ereditare anche da Q object. A quel punto il nostro oggetto era anche un Q object, quindi aveva anche l'introspection. Però non l'abbiamo fatto quindi dobbiamo chiedergli il nome così manualmente. E, beh, intanto vediamo che succede. Eh, perché è successo questo? Abbiamo cambiato qualcosa in object, probabilmente. Ok, vado molto piano e parto con il gioco, non viene stampato niente. Non buono. Quindi il metodo hit di Pacma non viene mai invocato. Ora, calma. Questa cosa qui è un po' delicata perché significa che lui va a settare un collisore. Il collisore, come vi ho fatto vedere nella lezione apposita, è quel, quella forma, quel poligono. Che determina appunto le collisioni se gli dico modalità mask shape significa che lui il collisore lo determina in maniera automatica a partire da come è fatta la texture settando un colore di sfondo non vorrei che lui qua abbia fatto un po di un po di cose che non erano quelle che stiamo prevedendo e allora lui la cosa ideale sarebbe mostrare a schermo i collisori però ci prenderebbe un quarto d'ora si possono mostrare a schermo i collisori bisogna ehm, Bisogna creare appunto un metodo di disegno del rettangolo. Si può fare, però, intanto fatemi vedere se, se... no, non era quello il problema. E eh, vabbè, non è quello il problema. Quindi lo rimettiamo come era prima. Da qualche parte c'è un problema, vediamo un po'. Eh, il gestore di collisioni è attivato nel gioco? Il gioco chiama? Ah, ah, il gioco non chiama. Il motore di collisioni eh, grazie a piffero se il motore non chiama le, le collisioni è normale che le collisioni non vengono trovate e gestite quindi il nostro motore di gioco va arricchito eh, di quindi ragazzi questo è il motore del gioco questo è il motore di animazione questo è il motore fisico e questo è il motore di collisioni questo ragazzi è il modo con cui si fanno tutti i giochi del mondo adesso sì che mi aspetto che il nostro pacman entra in collisione con la pallina, non l'ho fatto apposta, è eh, proprio non c'era, non so perché non c'era nel codice. Eh, rallento il gioco, parto, eh, beh, sì, anche se, ragazzi, quante palle ha attraversato pacman A occhio direi 1, 2, 3, 4, e diciamo 5, va quante... perché ogni frame, con con eh, certo, perché ogni frame, quello anche se si sposta di. di anche se non si sposta perché quello appunto ogni frame quindi 60 volte al secondo quello collide quindi non spaventiamoci di tutte quelle stampe è assolutamente normale beh allora adesso è il momento di dire però eh, beh, eh, ok questa cosa funziona e come facciamo ragazzi beh, se noi diamo la responsabilità a Pacman di gestire la pallina allora significa che lui deve includere L'oggetto pallina e ci sta, eh, perché voglio dire, eh, Pac-Man eh, ci sta che è consapevole delle palline, perché lui è l'attore che mangia. Eh, la pallina è l'oggetto mangiato, è il complemento oggetto. Sarebbe invece più strano che la pallina fosse consapevole del Pac-Man. Pensiamo per esempio a un gioco in cui eh, una pallina può essere mangiata da più entità diverse. Non so se in Super Mario ci sono oggetti che... Mm, no, però comunque ci possono essere dei giochi in cui... Un determinato power up lo può prendere anche il nemico perché no quindi if, se io riesco a convertire questo watt in pallina significa che è una pallina quindi questo è il modo con cui noi diciamo sto watt che roba è per caso è una pallina perché se fosse una pallina allora io sai che ti dico cara pallina cara pallina Ecco, magari, che ne so, la, la convertite in una tantum, poi la usate qua dentro. Quindi qua, che ne so, provate a fare le conversioni con tutti i vari oggetti del gioco. Per esempio, eh, sei una pallina, oppure sei un, un nemico. E quindi anche qua possiamo fare una cosa di questo. Possiamo già predisporci a, a, al contatto con il fantasmino. Quindi... Per caso sei una pallina, oppure, mutuamente esclusivo, assolutamente, oppure sei, eh sì, ball, oppure sei un fantasma. In realtà non ci sono altri casi, cioè Pac-Man può collidere solo con palline e fantasmi. Ehm... Beh no, in realtà può collidere con gli occhietti, gli occhietti possono attraversare pacman in quel caso non collidono bisogna ignorare la condizione quindi vabbè per adesso comunque tanto quello sarebbe comunque un ghost comunque per adesso lasciamo così quindi se tu hai colpito sei stato colpito da una pallina allora la pallina deve sparire quindi la pallina deve sparire e set visible false in più eh, bisogna comunicare eh, send eh, to game a message cioè bisogna dire al inform game più che altro inform game bisogna informare il gioco che è stata mangiata una pallina così che il gioco si può eh, si può può cambiare le grafiche del punteggio per fortuna game è, è un singleton cioè per fortuna vedete perché era importante farlo singleton perché noi in qualunque momento possiamo dire ehi gioco ciao sei tu gioco, l'unica istanza della classe gioco, e qui bisognerà chiamare un metodo tipo, che ne so, eh, add, ball, score. Adesso non abbiamo questo metodo, ovviamente non ce l'abbiamo, però più o meno è questo quello che andrebbe fatto, informare il gioco che la pallina è stata mangiata. Intanto vediamo se è vero che le palline spariscono. Quindi partiamo. Eh, le palline spariscono. E quindi, già il gioco, ragazzi. Già questo è un gioco che se voi mostrate a un vostro amico, dite: ammazza, questo questo sembra il gioco originale del Pac-Man. Magari c'è ancora qualche differenza: tipo: se adesso mangio questa pallina, non succede niente. Se io attraverso il fantasmino, ovviamente non succede niente. Ah, che bello! Ci possiamo rincorrere in eterno. Bene. Quindi la collisione con la pallina era semplicissima da gestire. Basta farla sparire. E che ce può. E la collisione con Ghost è. Eh. Beh, intanto la lavorare con la pallina non è vero che è semplicissima perché dobbiamo chiedersi, la pallina è vero che deve essere, eh, la pallina deve essere, deve sparire, però la pallina ha un getter, dovrebbe avere un getter is big perché se la pallina è di tipo grosso è big, la pallina grossa che mangia Pac-Man da Pac-Man... Non solo da Pac-Man la possibilità di mangiare i, i fantasmini, ma i fantasmini devono andare in uno stato eh, in uno stato che non abbiamo contemplato. Cioè, il fantasmino qui gli manca effettivamente o un booleano di tipo frightened, cioè il fantasmino in quel momento è spaventato e quando sta spaventato diventa blu e se può mangiare, oppure dobbiamo aggiungere qui uno degli stati. Ehm, è una scelta progettuale, ragazzi. Ehm, il vantaggio di avere il flag è che è più semplice da gestire, solo per testare questa cosa. Quindi forse per i nostri scopi di oggi, che non abbiamo tutto questo tempo, il flag è sicuramente più indicato. Quindi andiamo adesso qui a, ehm, nel costruttore sicuramente a settare di default. Il fantasmino di default non è, non è spaventato. E, tra l'altro, il fantasmino quando è spaventato, eh, lui, eh, eh, lui praticamente eh, sceglie una direzione davvero casuale. Eh, il fantasmino spaventato si muove proprio a caso, senza nessun criterio. Invece, in modalità scatta, vi dicevo prima, che bisogna considerare eh, il punto target di quel fantasmino, Blinky. Gira attorno ad alto a destra, gli altri girano intorno agli altri tre angoli. Quindi in realtà questo diciamo, movimento casuale non è quando in mode scatter, ma è quando il fantasmino è in modalità frightened, e questa cosa ha la priorità rispetto al Chase. Cioè, anche se lui sta in modalità di caccia. Ma se qualcuno lo mette in frightened perché diventa blu ma... Pacco. Si è mangiato la Powerball, lui deve muoversi in maniera del tutto casuale. E mi pare che in questo caso sia contemplato l'ingrezione della direzione, no, sì. non mi è ben chiara questa differenza tra Frightened e scatter. Cioè, uh, cioè con scatter va a caso, ma con Frightened, uh, anche va a caso. Quindi io... No, no, infatti, quello volevo dire: scatter, la modalità scatter dei fantasmini, non è andare a caso, ma è girare attorno a uno dei quattro angoli della mappa. Quella è la modalità scatter. Noi non l'abbiamo fatta, è vero non l'abbiamo fatta, infatti qua ci vorrebbe mm. eh, ci vorrebbe else if uh, mod uh, scatter uh, to, do. Mm, to do ci mettiamo pure un, un flag to do and, uh, set target point uh, as one of the four angles of the map, cioè bisogna settare come target non quello che minimizza la distanza, ma bisogna fare una cosa simile a questo codice qui, cioè andare a dire di tutte le direzioni possibili quella che minimizza la distanza, non su Pacman, ma sul, uh, sull'angolo, cioè il fantasmino deve andare verso l'angolo, è come se ci fosse Pacman in quell'angolo. Questa è la modalità scatter. Non so se ho risposto alla domanda. Ho risposto? Uh, professore, però, perché, cioè, quando è che il fantasma va in scatter? Eh, ottima domanda, non l'ho spiegato, bisogna andare nella documentazione del gioco. I fantasmini alternano modalità scatter e chase in intervalli temporali, tipo 5 secondi di scatter, 5 secondi di chase, 5 secondi di scatter. Questo però cambia col progredire del gioco, cioè più palline prende Pac-Man. E più si accorcia lo scatter, e quindi praticamente è come se i fantasmini diventassero più cattivi e andassero sempre alla ricerca del, del nostro, del nostro Pac-Man. Per i nostri quindi, scopi, scusi, quindi il livello di cioè lo stato di scatter, uh, diciamo che gestisce il livello di difficoltà mentre Friden è soltanto bravo, nel, nel momento in cui Pacman Pac-Man mancia la pallina esattamente. Ed è questo anche il motivo per cui okay. può avere anche senso pensarlo come un flag piuttosto che come uno stato perché la, la transizione scatter chase è la transizione che regola la difficoltà del livello. Nel Pac-Man ci sono i livelli, semplicemente la mappa è la stessa, però diventa più difficile perché si accorciano tutti questi tempi, addirittura si accorcia pure il tempo di, di, di Frightened, cioè praticamente il fantasmino uh, diventa blu e dopo un secondo lampeggia e ritorna normale. Questa è la progressione dei livelli, quindi noi non abbiamo tempo di fare tutte queste cose, però più o meno... Il, il funzionamento del Pac-Man è appunto, è appunto questo ok? però l'unico vero momento in cui il fantasmino si muove in maniera del tutto casuale è proprio la modalità La modalità eh, sì, quando lui si trova nella eh, fright, non ho scritto manco bene tra l'altro frightened come si scrive in inglese frightened ecco fra, fra, il automatico di qua mi serve, fright, frightened ok, questo è il uh, Scusi professore, ma quindi se il fantasmino è Fridened co fa comunque alterna scatter e. No, e... no. questo è il fantasmino su Fridened, eccolo qua. Eh, si muove a caso, e si muove a caso ma lentamente. Totalmente a caso totalmente. Cioè, per esempio con scatter girano no. in un angolo, no. invece Fridened è totalmente, totalmente a caso l'intera mappa: totalmente a caso, proprio a caso, a caso, okay. più a caso di così non si può. E diventano anche più lenti, tra l'altro. Quindi, ecco, perché okay. avere, avere la velocità in variabile membro è utile, così posso variarla se succede qualcosa. E... Ora, però, non so se noi riusciamo a fare la modalità scatter. Io vorrei fare la morte di Pac-Man, questo era l'obiettivo e la promessa di oggi. Quindi, vabbè, abbiamo preimpostato questa modalità, Frightened, eh, l'abbiamo preimpostata. Poi, chiaramente, ragazzi, ci vorranno delle texture, bisognerà... Mh, gestire il fatto che in, in, in modalità frightened non sono queste che deve andare a pigliare ma sono queste ok con un certo tra l'altro lampeggio eh, lampeggiamento quindi quindi beh, noi non, non lo facciamo adesso però mh, è una cosa che rimane da fare quello che mi piacerebbe fare invece è la morte di pacman quindi pacman eh, è vero che se eh, la palla è grande cioè in per esempio Inform game, qua ci dovrebbe essere anche una cosa del tipo inform game uh, to update score and uh, activate frightened mode perché cambia pure la musica del gioco ragazzi, ecco perché bisogna informare il game, uh, attivare la modalità frightened if ball is big ok? Quindi game qua bisogna dire qualcosa, bisogna insomma informare il gioco che è stata mangiata una palla, se la palla è grande bisogna andare in modalità Frightened. Il gioco dovrebbe avere accesso a tutti i fantasmini, ce li ha, lui è il gioco, uh, ha tutte le entità, quindi dovrebbe dire a tutti i fantasmini: guarda, eh, entra in modalità Frightened, set Frightened, true, eh, e così eh, accade quello che accade. Quindi a questo punto nel golf sì. Ghost, sì eh, mi è venuto in mente una cosa per quanto riguarda il fatto di non distruggere le palline, bensì renderle invisibili. Sì. Eh, poi si creerebbe un bug, ovvero le palline grandi diventano invisibili. Nel senso che Pac-Man, se ci passa all'infinito sopra, ogni volta si attiva. No, no no, un... no, 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 è una cosa che non ho detto. Quando un'entità eh, non è visibile, non è più collidable, no, cioè non ci si ah, può okay. più collidere. Ok, ok. Anzi, vi, vi, vi racconto una. cioè nella realtà, ragazzi, distruggere cioè fare l'alternativa sarebbe stata la di questa. La distruzione è costosa, ragazzi. Nei giochi no, si tende a non creare e non distruggere durante il gameplay, ma si tende a nascondere le cose. Quindi, magari voi non vedete una cosa perché ancora non è stata mostrata, ma c'è già, oppure è morta, non la vedete più, c'è ancora, ma non ve la mostrano perché la, la distruzione è molto. È onerosa la distruzione ragazzi, bisogna chiamare il distruttore, bisogna dialogare la memoria, è una chiamata di sistema operativo, è una chiamata di sistema operativo, quindi durante un gioco se uno si mette a fare milioni di chiamate, magari che ne so, un effetto particellare, tante particelle che si distruggono, tante chiamate al sistema operativo, ma no, semplicemente non si fa vedere più. Quindi questa cosa che vi sto facendo vedere è anche un, una cosa che accade nel mondo dei videogiochi, non si distruggono gli oggetti, si nascondono, ok? E certo, poi quando il livello si chiude, beh, in quel momento si può distruggere, si deve distruggere tutto perché bisogna liberare bisogna liberare memoria. Tra l'altro, quando voi una cosa non è più visibile, comunque state liberando memoria nella GPU, perché la GPU non deve più eh, mostrare quelle texture, quindi non le tiene più in memoria, nel suo buffer le, le, non è che le cancella, le, se le dimentica, c'è un buffer che scorre e le cose più recenti le tiene, e le cose più vecchie non le tiene. Quindi comunque questa cosa fa bene alla GPU. Di dire non è più visibile e anche il motore di collisioni pure ne beneficia perché ignora la collisione con questo elemento. Quindi stiamo alleggerendo, non eh, appesentendo la, la, la computazione. A questo punto, la palla eh, sappiamo che bisogna fare altre cose, però eh, non le facciamo. Se invece collidiamo con il fantasmino, e eh, beh, ci dobbiamo chiedere che il fantasmino non sia frightened, perché se è frightened siamo noi che ce lo mangiamo. Quindi, che ne so, dobbiamo fare un getter, eh, sicuramente, almeno il getter del frightened dobbiamo farlo, ma è molto semplice. magari eh, lo chiamiamo is frightened, ovviamente return la variabile stessa, il valore della variabile stessa, e qui in pacma gli diciamo eh, if ghost is frightened, is not frightened, quindi dobbiamo chiedere... Eh, o neghiamo qui o diciamo false se è così eh Beh, questo ragazzi è pacman dice anzi apriamo che ne so le parentesi altrimenti è il fantasmino che dice ghost più che dice non è che i fantasmi non muoiono mai in questo in questo gioco diciamo ehm, ghost dovrebbe entrare l'ai mode, cioè la modalità in cui viene mangiato e quella in cui si trasforma in occhietti. Dove sta, l'abbiamo definita qui, eh, la modalità di. Uh, la modalità questa. Iten, uh, modalità item, no ai, diciamo gli occhietti, in item mode. Mod. Quindi ci vorrà una specie di setter, che ne so, ghost set uh, mode item, una cosa del genere ok facciamo la morte di pacman perché ci rimangono 10 minuti forse possiamo fare forse forse possiamo fare la morte di pacman beh fare la morte di pacman richiede le texture e qua mi sto ricordando che mi sa che le texture non ce le abbiamo però nessun problema perché eh, non abbiamo le texture di pacman che muore non ce le abbiamo però sono le texture di pacca che muore sono praticamente queste spiazzate di 3 eh, pixel alla volta. Cioè, rispetto a questo, a questo tizio qui, lo stai? Rispetto a questo che ci abbiamo, bisogna ottenere tutte le varie sequenze dell'animazione di morte spiazzandole di, a occhio sono 3 pixel. Quanti pixel sono? Sono 1, vabbè, sono 1, e te pareva, oh. Vabbè, non mi riesco a disegnare. Comunque mi sembrano 3 pixel o sono 4. Eh, eh, professore, il tasto destro per usare il secondo colore. Eh, io sto usando il tasto destro. Ok, uh, devo usare il touch. Quindi 1, 2, 3 e 4. 4, distano 4. Beh, tra l'altro c'era anche qui la soluzione. Comunque, quante sono? Sono... Ehm... Come, come parte? Lui parte direttamente? Come parte? muori, dai muori. Ecco qua. Parte da questa. Quindi ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E aspetta, eh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11. Quindi Pacman stai? adesso ti do le texture della morte. Q texture. Eh, come la chiamo? Come la chiamate? Texture de de that. Hey. E sono 11. Uh, sì, non è Qtexture, Qpixmap, ovviamente. E beh, ragazzi, eh, siamo nel costruttore, dobbiamo andarcene a leggere. E facciamo un ciclo, perché mica siamo pazzi e facciamo facciamo un ciclo: for int uguale 0 i minori di 11, i più più. Facciamo texture di i uguale, eh, dammi la texture della morte iesima, E otterrò mediante spiazzamento. Quindi farò un solo metodo. Get. E get, no, non posso farlo, quindi vabbè. Get pacman. That più l'intero più qstring, string, number. Number, decisione. e qua ragazzi rischiamo grosso perché se sbagliamo, va da 1 a 10, ragazzi. Forse è meglio non rischiare cose strane che poi ci impantaniamo. Sarebbe molto carino farlo con un ciclo in una tua riga di codice, però rischio di impantanarmi quindi pazienza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E adesso dobbiamo andare in sprite. Sprite, devo prendere lo stand e spostarlo a destra ogni volta. Quindi devo prendere questo, fare else if id uguale pacman det 0, prendere questo e spostarlo di 1 verso destra, 1 verso destra sarebbe quello che sta, il 2 verso destra sarebbe il secondo, sarebbe 1, 2, no aspetta, 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 aspetta. Allora, questo sposta di 2 verso destra, sposta chi? Sposta Pacman di base, Pacman di base è questo, non è quello a sinistra. Quindi 1, 2. Ok, parto da questo. Eh, del resto, questo era 1, quindi questo deve essere per forza 2. Quindi devo spostarlo semplicemente di, eh, da 2 in su. Quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0.

Pac-Man devi morire. E eh, beh, Pac-Man quando muore in realtà si ferma proprio il gioco, i fantasmini si fermano quando muore Pac-Man. Si ferma proprio... Vabbè, quello magari lo facciamo dopo, se rimane tempo, che non ne rimarrà molto, perché io alle 5 comunque devo andare. Eh, a meno facciamo vedere l'animazione di Pac-Man e poi la prossima volta, i primi 10 minuti, dai, finiamo questa cosa così diamo un senso. Pac-Man deve morire. Pac-Man deve morire. L'unico punto in cui lui può mostrare la morte è nell'animazione. Però dobbiamo dirgli che è morto, quindi ci serve un flag, dobbiamo dire: eh, Bull, die, cioè sta morendo, ok? Perché è una cosa che avviene, avviene, insomma. È un ciclo che poi si chiude, tra l'altro. Quindi. Sta morendo ovviamente all'inizio è no, poi diventa sì. Quando lui viene colpito. Da, da eccolo qua. Sta morendo uguale true. A questo punto. In Animate, eh, se noi stiamo morendo, dobbiamo fare la texture della, della morte. Quindi, set pix map, andiamolo. Da, da if, if se stai morendo, ti le texture della morte. Lo stanno, le texture della morte. Mo' vediamo, bisogna vedere mo' se i divisori sono quelli giusti. Se stai morendo, eh, texture della morte, dove sei? Animation counter, divisore non è, eh, beh, questo è il ciclo di animazione, sono 11 cicli, giusto? Da 0 a 10. Il problema però è che noi alla fine, eh, quando moriamo, dobbiamo morire. Non è che questa cosa può andare avanti all'infinito, quindi, eh, Adesso intanto mi aspetto di vedere l'animazione, però questo dovrebbe probabilmente morire ciclicamente, cioè vediamo questa animazione della morte in continuazione, però almeno voglio vederla per vedere se abbiamo, se abbiamo fatto tutto a posto. Ok, sono pronto a morire? Mi pare di sì, la rallento. A me sembra l'animazione giusta, no? Perché no? È giusta. E lei? Forse è un po' troppo veloce? Come è veloce qui? No, è uguale, è uguale, la velocità è la stessa. Quindi la velocità è buona, quindi i divisori, i counter sono tutti giusti. Il divisore dell'animazione è giusto. Eh, L'animazione è giusta, devo solamente... Nei tre minuti rimanenti, devo, 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 devo fermare i fantasmini. Più che fermare i fantasmini, ragazzi, devo anche riprodurre la musica della morte, quindi di nuovo, ragazzi, che dovrò fare su quando io muoio, non, non posso solo dire sto morendo e basta, ma devo informare il gioco che sto morendo, il gioco deve essere informato del fatto che sto tizio sta morendo, perché una volta che è morto Pac-Man il gioco deve resettarsi o meglio, deve rispawnare Pac-Man, cioè questa è una cosa che dovrebbe fare il gioco: far ripartire la musica, risettare un po' di cose, e si riparte, no? Quindi eh, il gioco dovrebbe avere un metodo di guarda Pac-Man è morto, una specie di evento, perché alla fine sono questi degli eventi. Quindi il gioco dovrebbe avere il metodo eh, Pac-Man died facciamolo pure slot, non si sa mai che ci possa essere utile. Um, Pac-Man died, Pac-Man è morto, e nella sua implementazione, intanto qua. Lo, lo chiamiamo, Pac-Man è morto. E qui, nella sua implementazione, dobbiamo però includere il gioco. La sua implementazione il gioco deve fare... che deve fare? Void Game Pac-Man Dies. pac Died. Che deve fare il gioco quando Pac-Man sta morendo o è morto? Sta morendo o è morto? Vabbè, comunque, dovrebbe fermare fermare il gioco attenzione significherebbe dire eh, stop all'engine, ma se io stoppo l'engine eh, si ferma tutto cioè proprio Pac-Man manco si anima quindi non è tanto il gioco che devo fermare anche perché si vede che, che le, 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 i, i cosi continuano a, le palline continuano, anche quando Pac-Man muore le palline continuano a lampeggiare non, devo i fantasmini fatemi vedere se scompaiono o si fermano e basta scompaiono, devo far scomparire i fantasmini. E l'unico modo per far scomparire i fantasmini è fermarli e scompar farli scomparire magari, e dire, se riesco a convertire questa cosa in fantasmino, e lo chiamo ghost, io ti dico, caro fantasmino, scompari dalla vista. E tra l'altro non colliderà più, perché scompare. Set. Visible, false. Questo farà scomparire i fantasmini, però Pac-Man continuerà a morire in continuazione, e quindi, ehm, e quindi ragazzi, Pac-Man quando finisce il ciclo di animazione, bisogna settare un altro flag di tipo, ok, io stavo morendo, adesso sono proprio morto, e a quel punto o il gioco o Pac-Man stesso... Ehm, scompare, dice a Pacman di scomparire. Quindi, vabbè, intanto vediamo se questo funziona, cioè che quando Pacman deve morire, i fantasmi devono sparire. Poi il resto lo facciamo la prossima volta perché il tempo è, è esaurito. Sono pronto a morire? Wow! Che è successo? Che è successo? Ah, ok, sono scemo. Uh, if Ghost, ghost set visible. Dobbiamo, converti, dobbiamo convertire gli oggetti in ghost, ma non tutti sono ghost, quindi chiaramente è crashato. Ah, ok. Più o meno, dai, ragazzi. Direi comunque siamo arrivati a buon punto, e io devo andare e termino la lezione.